sulla VPN dell'altra volta mi ha permesso di fare un po' di deviazione che è una cosa che mi piace anche fare quando possibile. Boh, oggi riprendiamo un po' il discorso sempre sulle reti e sulle architetture client-server. Vorrei qualcuno che guida, ma mi serve. Aspettate, però, no, beh. Forse per il momento guido io perché servono una serie di cose. Però condivido il mio schermo e vi faccio vedere un po' di cose, sempre dell'idea delle architetture client-server. Ok, vedete il mio terminale che per l'occasione è diventato un bilocale. E nel quale vi faccio vedere alcune cose. Per esempio, esiste un comando nelle macchine Unix che è il comando NC, che è un comunicatore banalizzato, cioè è un processo che può funzionare sia da server che da client. Per esempio sulla finestra di destra lo faccio partire come server con l'opzione, questo è NC con l'opzione meno L, penso. No, questo è russo, no. Lo fa. Daje. Meno L. E gli devo mettere un indirizzo di rete che è la mia macchina corrente. Allora, la mia macchina corrente si chiama come tutte le macchine, se stesse si chiamano localhost. Se io faccio ping di localhost, risponde la mia stessa macchina al ping e vedete che l'indirizzo IPv6 1, ma altrimenti è l'indirizzo 127. Quello IPv4 è 127.0.0.1, questo è localhost. Comunque io faccio partire su localhost un listener, cioè un server che non fa niente, non è un server di nulla, è un server che semplicemente fa l'eco di quello che gli arriva da parte di un qualsiasi client. E questo lo faccio partire su una porta qualsiasi che non sia tra le prime 1024, quindi lo faccio partire sulla porta 523 23 23 23. Adesso dall'altra parte faccio l'esperimento di connettermi con la stessa applicazione ma nella versione client, cioè senza opzione. Vedete che la versione server è rimasta appesa lì ad aspettare e che cosa aspetta? Aspetta che qualcuno gli dica qualcosa, aspetta il cliente, no? Che è 52323 e adesso se io scrivo da una parte riceve dall'altra. Magico, fantastico, meraviglioso. Lo vedete, no? Se io continuo a scrivere. E questo fa l'eco di quello che riceve da questa parte. Quindi è sostanzialmente qui stiamo vedendo la rete in azione. No, la rete non fa molto più di così. Quello che succede. In Prego, ci sono domande? realtà la domanda è questa, l'esempio che stiamo facendo ovviamente può essere rapportato a due computer all'interno della stessa rete, Sì, giusto? Cioè se in caso ho due computer diversi posso fare esattamente questo. per esempio possiamo provarlo a fare. Adesso vedo se per esempio sulla mia cloud ho il comando NC, io posso provarlo a fare. Adesso mi connetto sul mio computer remoto che è in cloud. Adesso qua
Vedete, se io chiudo il cliente, aspetta, no. Se io chiudo il cliente, NC è fatto in modo che chiude anche il server, ma può rimanere persistente. Però io adesso posso fare questa cosa qua, posso andare sulla mia cloud, che sta su un indirizzo pubblico che è smerm.ssh.smerm.org. Adesso vediamo se ha la bontà di connettersi. Vabbè, qua bisogna, sapete, le cose sono più lunghe. Adesso si connetterà, forse, con calma. Eccolo. Adesso se io qua c'ho il comando NC, sì, ce l'ho. Io posso, allora vediamo un attimo qual è il mio indirizzo qua. Il mio indirizzo, scusate, boh, posso farlo anche con tanto di, posso fare che ascolto su ssh.smerm.org sulla porta 2323. Ok, adesso qui sto ascoltando non da localhost ma da remoto. Vediamo se la cosa funziona. Io posso fare questo. Org 2323. Non funziona. Perché non funziona? No, qui, vabbè, qua ci possono essere vari motivi per cui non funziona, ma aspettate, non vorrei che il 2323 fosse una porta, facciamo una 5235 2323. Questo ascolta propriamente, ma qua non riesco a. Non ci va proprio, cioè, ci deve essere, aspettate, forse sto sbagliando qualcosa, forse non lo, non so se devo mettere una qualche opzione per netcat utility, involve send UTP packet do port scanning and deal with both unlike telnet. And si scripts nicely, va bene, ma perché non riesco ad andare su una porta remota? Ok, shutdown, resource port. Capisco bene. Vediamo se faccio nc-v, se mi dice qualcosa in più. Connection refused. Ah, beh, ho le porte chiuse sulla. Devo, perché vabbè, spesso e volentieri sui server non pensavo di avercele chiuse, ma invece evidentemente sono chiuse. Fatemi vedere se, per esempio, se io vado sulla porta 80, qui cosa succede? Ecco, lui sulla porta 80, che è la porta del web server, fa
funziona. Allora adesso devo vedere se dall'altra parte lui riesce a a prendere la porta 80, ma forse non ci riesce perché non sono sudo. No, ci riesce. E adesso se ci scrivo qua, ecco, no, mi sta rispondendo il server web. Ah, giusto, io, è giusto, c'ho un server web sulla porta 80, sorry. Ok. Come non detto, questo non so perché è partito, ma non doveva partire perché è già occupata la porta 80. No, lui sta parlando su, lui sta ricevendo sulla 42689. Aspetta un po', vediamo un po'. 42689. Sì, però appunto lui qua gli arriva qualcosa. Che siccome è da un anno, perché allora tutta sta roba è come se io aprissi la porta di casa a qualcuno di sconosciuto. Quindi ecco, vedi, lui in questo momento non sta aprendo la 80, ma sta aprendo una qualsiasi altra porta a caso. Però nel momento in cui io provo a connettermi con quella porta, lui chiude perché non è, cioè non gli ho detto che questo cliente è, sì, lui chiude. Comunque vedete che funziona, cioè la rete funziona nel senso che io riesco ad arrivare fino a là e lui mi chiude la porta in faccia perché non mi riconosce, non riconosce probabilmente per fare il riconoscimento bisogna come dire, fare delle cose in più, configurarlo in più. Voi capite che nelle reti geografiche, appunto, siamo nella giungla, siamo in mezzo alla strada e quindi tutti i server tutte le macchine si proteggono da questo tipo di intrusioni e di perché appunto è pieno di gente che passa la vita a fare port scanning di tutte le macchine presenti su internet e cercare di prendere possesso delle macchine, in particolare le macchine che sono dei server cloud. Vi potete immaginare che sono ultra protetti, sono della specie di fortezze inespugnabili, perché sono, quindi vabbè, era un po' così ingenua l'idea di voler mostrare la rete in questo modo qua, però va bene, tanto abbiamo visto quello che volevamo vedere. Ora, vedete che appunto sostanzialmente quando parliamo di rete, parliamo di una cosa che trasmette messaggi da una parte all'altra, cioè è una trasmette dei messaggi di testo. Quindi vedete che è importante elaborare dei protocolli di comunicazione. Questi protocolli servono per fare delle cose. Per esempio, il protocollo più usato in questo momento l'HTTP, no? L'HTTP è il Hypertext Transfer Protocol ed è quello che serve per appunto passare messaggi di testo tra un server HTTP e un
è un cliente HTTP, dove il cliente è tipicamente un browser grafico, e il server, a fronte dei messaggi che riceve dal cliente, invia delle pagine. Come le invia in un certo formato, che è il formato HTML, che non ha nulla a che vedere col protocollo HTTP. Cioè, il protocollo HTTP voi non lo vedete mai, serve per comunicare tra cliente e server. Ma voi non ne vedete mai i pezzi effettivi, cioè il protocollo HTTP ha pochissimi comandi, ha 6-7 comandi, adesso non mi ricordo esattamente, ma sostanzialmente c'ha il get, cioè il comando dammi la pagina tal dei tali, e sostanzialmente funziona in questo modo. Forse potremmo persino provare a fare il get. Beh, è quello un po' quello che ho fatto prima. Potremmo provare a fare il get di una pagina HTML. Aspettate, vediamo se ci riusciamo. Sempre col comando NC. Io Prego. mi ricordo che una volta noi a lezione da Freesound, mi sembra, abbiamo tirato giù sotto un tag un tot di file Sì. audio, insomma, dal sito. Ma Una cosa del genere, quindi. quello è un'altra cosa ancora. Cioè, quello usiamo Ok. la API, la API di Freesound, che ha un suo protocollo, cioè dice delle cose all'applicazione di Freesound, no? Ok, adesso vediamo un attimo se riusciamo a fare get, per Lo esempio. facciamo perché ce lo fanno fare loro, insomma. Sì, certo, Cioè, c'è il. ma è spesso è così, cioè tutte le. Vediamo un attimo se funziona questa roba qua. Faccio con cerco che beh, cerco proprio il sito che stiamo usando e vediamo cosa mi risponde. No, devo fargli l'80, ovviamente. Ecco, per esempio, lo vedete quello che mi ha risposto lui? Cioè, lui mi ha risposto questa roba qua, che incidentalmente è un errore, però questo è tutto protocollo HTTP. Questo pure è protocollo HTTP. Il fatto di scrivere get index.html vuol dire dammi la pagina indice di quel sito, e lui mi ha risposto. Vabbè, questa è una bad request perché lui non risponde sulla porta 80, ma risponde sulla porta 443 perché è tutto criptato, no? Quindi mi risponde con una pagina HTML, vedete, questa è la pagina in cui c'è scritto bad request. Ok? Se io questo lo faccio qui. Adesso aspettate. Beh, insomma, no, è che devo cambiare finestra. Comunque, vi potete immaginare, questa è una cosa che risponde esattamente così su un sito web, vi compare la scritta 400 bad request. Ora proviamo a farlo su un'altra cosa, cioè proviamo a farlo pure su Google, perché ormai nessuno risponde più sulla porta 80, perché appunto la porta 80 trasmette in chiaro, quindi ormai no, forse il mio sito web risponde sulla porta 80, github.io, vediamo un attimo. Questo sta macinando, non mi risponde manco più, no, va bene. Ci vuole qualcuno che risponda sulla porta 80, ma
Non risponde. Proviamo una cosa diversa. How interesting. Non risponde. Però vedete, rimane appeso. Questo adesso o va in timeout perché le richieste in rete dopo un po' vanno in timeout se il server dall'altra parte non risponde, oppure dovrebbe rispondere. Magari fra un po', magari è tutto particolarmente lento. Vediamo un attimo se questa cosa funziona qua, cioè se io faccio np.github.io, sì, risponde, tra l'altro risponde sull'HTTP, risponde proprio sull'HTTP, quindi risponde in chiaro. Questo invece non risponde, strano. Dunque, cos'è che... non so perché, ma non sto facendo evidentemente la richiesta giusta, ma se io gli mando solo get, per esempio, non risponde neanche. Quell'altro risponde subito, quindi dovrebbe poter rispondere. Beh, possiamo fare un'altra prova. Possiamo vedere che cosa fa il cliente browser in locale, cioè se io per esempio qua faccio partire un servizio sulla porta, vabbè, facciamola sulla 2323 e mi metto in attesa e ci arrivo col cliente. Cioè, qua faccio una richiesta su localhost 2323. Ok, adesso possiamo vedere dall'altra parte qual è la richiesta che arriva. Ecco, qui vedete questa parte qua? È arrivata una richiesta da questa parte. E questa è la richiesta che arriva da Chrome, quindi arriva un GET col protocollo e forse bisognerebbe metterci il protocollo lì per avere questa risposta. E poi e ti dice chi è l'agente, che è un Chrome, che è un Mozilla con motore Chrome, eccetera, eccetera. E accetta questo tipo di risposta e così via. Ok, tutta questa roba, l'unica vera cosa che fa parte del protocollo HTTP è questa istruzione qua, GET. Ok, ci sono varie istruzioni, le più importanti nel protocollo HTTP sono GET e POST. Mentre GET è un'istruzione completamente trasparente, cioè sostanzialmente il download di materiale da un sito generalmente è considerato una cosa molto sicura, cioè io non posso fare niente fino a quando downloado, non posso fare niente alla macchina dalla quale sto downloadando. Altra cosa è di dire io spingo per esempio delle informazioni, eccetera, eccetera, che è il cosiddetto post invece che il get. E allora nel postare il post è molto più protetto. Diciamo che mentre il get, per esempio, può benissimo apparire, per esempio, tutti i parametri del get possono apparire sulla riga di comando di un browser, i parametri del post non appaiono mai perché sono appunto tutt'altra faccenda. Scrivere dentro un sito web è molto più
protetto e controllato piuttosto che leggere. Ok? Ma vabbè, questa è normale, normale amministrazione. Ora vorrei andare un Dipende po'. che leggo, però noi diamo per scontato ovviamente che leggo cose, cioè Beh, appunto frisando, appunto. ovviamente. No, di. È dato per scontato che leggo da server o da siti, insomma, dove è concessa un tipo di lettura di accesso alle porte, perché immagino che non è sempre così il caso, no? No, Cioè per i esempio, casi. se tu accedi al tuo sito bancario e tu stai leggendo tua informazione personale riguardo il tuo conto in banca, eccetera, eccetera, è chiaro, quella per esempio è un caso ovvio in cui diciamo, la connessione è tutta criptata e protetta, non si usa la porta 80, non si usa tutto questo faccenda che io sto facendo in chiaro, non sto mai criptando niente, no? Ma in realtà, per esempio, tutte queste comunicazioni qua che avvengono attraverso Jitsi, no? Questa piattaforma qua gira completamente criptata, no? Perché altrimenti qualcuno che ci potrebbe essere qualcuno che si attacca al sito, fa semplicemente da, come dire, da spione, no? Attaccandosi e passando poi i messaggi da una parte all'altra in maniera che passano da te, ma nessuno si accorge che tu stai spiando, e potrebbero, per esempio, registrare quello che noi stiamo dicendo. Non che ci sia nulla di grave, però certe volte Quando insomma. uno scarica messaggi criptati, no? Ad esempio reindirizza, appunto, come ho appena detto, della comunicazione tra due macchine all'interno del proprio computer, che cosa compare? Cioè parliamo di metodi di criptaggio come quello dell'altra volta, dove in realtà io mando un lucchetto, quel sistema lì che lei ha spiegato vale in questa ipotesi o ogni sito, ogni sistema ha i suoi metodi? No, 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 esistono gli algoritmi di criptaggio che si usano oggi, vabbè, ce ne stanno vari, ma diciamo che sostanzialmente ce n'è uno. Boh, se volete facciamo una piccolissima deviazione sul criptaggio perché vale la No, vabbè, pena. non volevo approfondire totalmente l'argomento perché insomma non ci interessa troppo, però era più per capire, cioè effettivamente mi chiedo, una persona che, perché una persona X non può spiare la mia comunicazione? Cioè quella domanda è semplicemente questa Perché, e ci sarà. passa un flusso di dati che è assolutamente random, vedendolo. Quando il flusso di dati è criptato, è assolutamente random. Cioè, è difficilissimo, ma per difficilissimo poi vi spiego che cosa significa. È difficilissimo, detectare una qualsiasi ridondanza del messaggio che ti permetterebbe di capire, perché sapete, appunto, sugli algoritmi di criptaggio hanno la storia che risale al tempo della Persia, quindi voglio dire. Sostanzialmente lei sta dicendo che si genera rumore sul messaggio, cioè il modo di criptare è creare tantissimo rumore in modo da non creare una ricorsività, cioè solo a livello logico, Diciamo, e in sì, questo. diciamo che è così, in realtà. La questione è, gli algoritmi di criptaggio oggi codificano i messaggi in maniera da non poter, cioè da non cogliere. Per esempio, se io scrivo ciao, potrebbe venirmi una stringa lunga, 4096 numeri, no? E numeri e caratteri. Tanto messi a caso, tanto quanto se io scrivo la donzelletta viene dalla campagna, bla bla bla, e ci metto tutta la poesia, no? Cioè, per esempio, la lunghezza del messaggio è indipendente dalla lunghezza del messaggio criptato. Questa è una delle cose. Oppure la ricorrenza, per esempio, dei caratteri.
Non dipende. Per esempio, nei vecchi algoritmi di criptaggio, quelli per esempio di traslazione de degli alfabeti, è facilissimo. Fare un algoritmo di criptaggio è banale. Diciamo dal punto di vista fare un algoritmo di criptaggio anche relativamente complicato da... Ma chi c'è? Salve a tutti. Questo è un intruso, è un'intrusione dentro questo... Vabbè. Vabbè. Un algoritmo, quindi per esempio ci sono certi algoritmi, gli algoritmi per sola traslazione alfabetica, cioè sono vecchi come il cucco, cioè si sposta l'alfabeto, si sposta di 10 caratteri, 7 caratteri, no? E ti viene un messaggio criptato. Soltanto che per esempio Non questi algoritmi, dimmi. funziona, basta trasporre tutto l'alfabeto ogni volta e per ogni carattere alla fine c'è il messaggio. Certo, ma Cioè, se io devi uso... sapere qual è la trasposizione. Allora, come si fa a... Vabbè, Come le si fa proviamo a... tutte, cioè, facciamo... Eh? Basta provarle tutte, cioè, nel senso se io Sì, sposto... certo, no, voglio dire, se c'hai una macchina che lo fa, sì, ed è per questo che Turing ha inventato i computer, perché serviva per fare questo. Perché se non ce l'hai... E se quelli cambiano la codifica a ogni, non mi ricordo più, i tedeschi su Enigma, sostanzialmente Enigma era una macchina che funzionava così, solo in maniera più complicata, cioè che per ogni parola faceva una traslazione, quindi era molto più complicato da beccare. E poi, e però comunque avevano un codice di traslazione. E lo cambiavano, mi sembra, a mezzanotte di ogni giorno oppure a mezzanotte del giovedì. Adesso non mi ricordo esattamente Vedo. i Capito. dettagli, no? Ok. Quindi loro si accorgevano che appunto a un certo punto riuscivano a decriptare e poi non riuscivano più a decriptare, il che vuol dire che avevano cambiato traslazione. Il punto è che fatto così facendo, cioè questi algoritmi qua hanno sempre un elemento segreto che va comunicato. Ed era appunto questo il problema che dicevo l'altra volta. Cioè l'elemento segreto che va comunicato è l'anello debole della catena. Perché appunto in una rete di spionaggio, controspionaggio, eccetera, eccetera, quello è l'elemento debole. Siccome quando tu devi comunicare messaggi in guerra, devi parlare con un sacco di persone e ci sono un sacco di persone che devono entrare in possesso della chiave, lì la questione diventa estremamente complessa. In più, ma questo era completamente slegato al problema, perché questa cosa, la scoperta cioè, diciamo, l'invenzione dell'algoritmo RSA, che è quello che sostanzialmente è quello usato adesso, è legata alla necessità di non condividere, cioè di fare un algoritmo che è assolutamente, cioè che non è segreto, che non si sa come, cioè l'RSA, l'algoritmo RSA, si sa benissimo come funziona. Cioè è open source, è software libero, anzi vorrei dire, e lo potete implementare come vi pare. Il punto è che se un messaggio è criptato con RSA, potete sapere tutto quello che vi pare, ma non riuscite a decriptarlo. Perché si basa su un'altra cosa, perché ci si sono messi i matematici a dire ma che cos'è che possiamo fare? Qual è un'operazione, per esempio, che ha la massima entropia di decodifica dell'operazione? E l'operazione che trovarono è la scomposizione in numeri primi. Perché, no? Da 500 anni stanno cercando il modo di fare la sequenza, di capire come funziona la sequenza dei numeri primi e non ci riescono. Quindi quando voi avete un numero primo
estremamente grande. Stiamo parlando di un numero, ma guardate, a me bastano anche un numero primo che ne so, 20 cifre, ci metti 3 anni a decomporlo. Perché? Comunque, se il prossimo Nobel per la scoperta dei nomi dei primi era informatico, siamo tutti fregati. No, ma è vero, se scoprono il meccanismo di composizione dei numeri primi, cioè di come è fatta la sequenza, crolla tutta la crittografia. Allora, questa cosa non è successa in 600 anni e ci ha provato gente tipo Gauss, Riemann, eccetera, eccetera. Quindi siamo abbastanza sicuri che non è che arriva Spanedda dalla Dispoli e trova la sequenza così su due piedi. Ma magari gli serve un po' di lavoro in più. Però è così, questa cosa è così delicata che i matematici ad ogni buon conto si sono già fatti il sistema di backup, cioè se e quando perché diciamo che mi sembra un paio d'anni fa o 3 anni fa c'era uno che sosteneva di esserci arrivato. In realtà c'era arrivato abbastanza vicino. Non, il problema non è tanto capite che i matematici hanno un brutto vizio, che per loro non è che se una cosa vale per 1 milione di numeri, allora questo dimostra il teorema, no, della costruzione dei numeri primi. Non è così. Il tipo c'era arrivato, non so, a fare una regola che valesse per non so quanti numeri primi, adesso non so i dettagli, però poi tempo 3 mesi l'hanno smontato, cioè hanno trovato numeri che non seguono quel tipo di regola. No, i numeri primi sono abbastanza una brutta bestia, ma siccome l'argomento è delicato, adesso si sono dati alle funzioni ellittiche, che sono un altro, cioè a dei punti sulla famiglia di funzioni ellittiche, che potrebbero servire da prossimo sistema di criptaggio. Cioè, in poche parole, l'indirizzo del criptaggio oggi è quello di non fare un algoritmo segreto con delle chiavi segrete, eccetera, eccetera, ma di fare una roba totalmente pubblica che però in mancanza di un elemento fondamentale non ti permette di decriptare il messaggio, anche se tu sai tutto dell'algoritmo. E questo, diciamo, sono gli algoritmi che si usano adesso. Sopra di questi, appunto, si possono costruire dei protocolli che sono criptati e sono criptati anche se l'altro, come vi ho detto l'altra volta, sono criptati in maniera che non c'è bisogno di conoscere il proprio destinatario, no? O il proprio mittente, non si devono conoscere tra loro per spedirsi messaggi criptati. Questo è quello che succede oggi nella realtà della rete. Nella realtà della rete ormai passa quasi tutto criptato perché è importante preservare certi tipi di privacy, eccetera, eccetera. Ormai, se voi fate una ricerca su Google, la ricerca è criptata. Non mi chiedete perché, ma se voi guardate, se ci fate caso, su Google, su DuckDuckGo, su tutto quanto, le ricerche sono criptate. Questo significa che Google sa benissimo che ricerca avete fatto perché è il ricevente del vostro messaggio, ma per esempio gli altri non possono costruire il database di richieste che ha Google, perché non sanno che richieste sono, le sa solo Google.
autorizziamo chiunque a vedere quello che facciamo in rete. No, ho fatto una battuta, però è quello che Ma sai che non lo facciamo puoi noi. fare, non lo puoi fare, non dipende solo da te, non dipende solo da te. Se tu vai su un sito e il protocollo è HTTPS, il messaggio è criptato tra te e lui, e non è che lo puoi, appunto, io adesso con NC non è che posso mandare della roba non criptata a HTTPS qualcosa, cioè mi manda a quel paese. No, vabbè, la mia critica in realtà era, no, per un'altra parte, era nel senso che tutta la rete è criptata, però l'atto pratico, il sistema che si usa oggi per ricevere dati, informazioni su chi sono, cosa faccio, cosa cerco, sono i cookies, sono dei dati che fornisco io utente, utilizzatore, alle aziende, cioè sostanzialmente Certamente, suppongo. certamente, ma il punto è che tu li fornisci alle aziende? No, i cookies poi sono un'altra cosa. Voi sapete, vabbè, aspetta, mo ci arriviamo. Ma quello che ti voglio dire è che i dati che tu fornisci alle aziende sono noti, sono in chiaro alle aziende, passano attraverso una rete criptata, per cui sono protetti dagli altri. Cioè, che ti posso dire? Amazon non può vedere i dati di Facebook e viceversa, ma ciascuno i propri dati ce li ha ben chiari e come, e si vede da tutta la pubblicità che vi propinano, che è pubblicità mirata, no? Che vi profilano e fanno tutte le cose. Incidentalmente, sapete che cos'è, perché ci sono i cookies? No. Per almeno se non mi sbaglio, per gli annunci personali, gli annunci personalizzati, nel senso Sì, in ma base a come ci muoviamo all'interno di una certa applicazione, di un sito, in base a come reagiamo no, sono usati ad anche per alcune cose. quello. Ma i cookie sono un meccanismo di funzionamento quasi obbligatorio della rete, ma questo dipende da un'altra da un altro problema. Una Ma non volta ci sono da molto, vero? i cookies, Sì. boh, insomma, non so che cosa, sì, io Ottimo, una ventina d'anni 2012. quantomeno, eh? No, no, O da 2000. 2012 Sì. c'è la legge sui cookies, per cui li sappiamo che ci sono, perché No, che appaiono i pop-up Beh, praticamente. intanto sapete cosa sono i cookies? No. Allora, nessuno lo sa? Allora, sono questo. No. Quando io vado su un sito, allora faccio una richiesta in HTTP. Il sito mi risponde e mi risponde con la risposta che voglio, più un'altra cosa nascosta, che chiede al mio browser di salvare da una parte. Questo è il cookie. Il nome cookie viene dai fortune cookie. Vi ricordate, i fortune cookie sono quei biscottini che danno nei ristoranti cinesi che hanno il bigliettino dentro, no? Perché l'idea è che il server dà delle informazioni al browser che il browser rimanderà al server ogni volta. Ok? Perché si fa questo? Allora, vi voglio far facciamo sto pensando a come fare. Vediamo un po'. Dunque, voi allora, intanto dobbiamo fare un attimo una dobbiamo fare un passo indietro. La connessione HTTP
Cioè la connessione di un browser con un server HTTP è una connessione stateless, ossia è fatta così. Io faccio una richiesta, vuol dire che c'è il server che sta, come sempre, in listen mode, sta ascoltando. Io faccio una richiesta e il server, se può soddisfare la richiesta, risponde a questa richiesta. Ok? Risponde come sa rispondere. Dipende da che richiesta gli sto facendo. Gli sto facendo un get, dammi una data pagina, lui piglia e mi manda la pagina. Ok? Una volta chiusa la richiesta, la connessione si chiude tra me e il server, cioè io non rimango attaccato a quel server. A voi vi rimane la pagina sul browser, ma non c'è più la connessione col server. Quindi questa è un'interazione che si chiama stateless, cioè senza stato, senza mantenimento di stato. Invece, per esempio, una connessione stateful è questa qua. Io mi connetto col mio server in cloud e fino a quando non mi sconnetto, lui rimane connesso a me, cioè i tasti che io batto su questo terminale sono in realtà battuti sul server, adesso arriverà, sul server che sta in Finlandia, no? E rimane ecco questo. Io quando sto scrivendo qua, sto scrivendo sul server che sta di là. Questa mia home è una home che non sta sulla mia macchina, ma sta su una macchina remota. Fino a quando io rimango in questo terminale, rimango su quella macchina là, non sto usando risorse della mia macchina, sto usando quella macchina là. Quando esco è finita la connessione si è troncata. Quando voi state invece su una pagina web, no, mi piacerebbe farvi un esempio, non so, vorrei. No, un esempio di... Beh, ok, facciamo che andiamo su GitLab, per esempio. Ok, questo, sul sito Git del nostro... Aspetta un attimo. Del nostro corso. Ora voglio vedere se riesco a farvi vedere. Allora, se io apro questa pagina, ok, questa pagina viene fuori in questo modo qua. Adesso il problema è che, per esempio, io adesso ho aperto questa pagina e quindi io qua, per esempio, posso cliccare su questo link. Questo link, vedete, non so se lo vedete sotto, perché non so se compare nella vostra pagina, ma il link mi apre un'altra pagina, no? Il quale mi apre un'altra pagina e così via. E va bene, fino a qua. Tutte le connessioni, queste sono tutte connessioni stateless. Ogni volta che io clicco su qualcosa, in realtà gli sto facendo un get, no? Chiedendo una cosa, lui mi risponde e la connessione si chiude. Non ci sarebbe bisogno di cookie fino adesso. Adesso sto cercando di fare una cosa in cui c'è bisogno di un cookie, cioè c'è bisogno di mantenere uno stato. Beh, per esempio, se io apro la... Vedete, ho aperto la finestra laterale. Ok? Allora, qua
lui mi ha aperto un menu laterale che rimane aperto anche se, per esempio, io clicco sulla pagina di destra, ok? In realtà questo non è proprio, questo è più Ajax che la questione dei cookie, ma il problema è, in poche parole, come fa un server web a ricordarsi la posizione in cui vi trovate nel momento in cui fate una richiesta? Ok? Perché se io faccio una richiesta, per esempio, di tornare indietro qua, ok, qui praticamente sto cliccando su un link, lui mi ha riscaricato questa pagina, ok, ma lui come fa a ricordarsi che questa è aperta in questo modo qua e non in questo modo qua, oppure che non siamo su questa pagina qua e così via, ok? Se lo ricorda perché appunto ha delle informazioni di sessione che sono mantenute in un oggetto che il cliente ogni volta che si connette col server e riapre la sessione, gli rimanda e dice: guarda che io sono l'utente numero 100.097, l'utente web di questo momento, per cui la mia sessione è quella sessione là. Capite quello che sto dicendo? E allora lui va a ripescare la sessione e si ricorda di tutta una serie di cose. Ok? Non so se sono stato chiaro. Non so se è Sì. chiaro. Ok. Quindi quello che voglio dire è che i cookies servono per i cookie, ci sono sempre stati perché appunto HTTP è stata una delle prime uno dei primi protocolli a essere stateless e per cui c'era bisogno di avere informazioni di sessione. Ok? Boh, adesso poi il problema grosso è che i cookies di fatto scrivono qualcosa nella vostra macchina. Perché è diventato un problema legale? È diventato un problema legale perché la politica ha cominciato a dire: oh, ma mica si può fare che un server, cioè Facebook, potete immaginare quanta roba Facebook scrive sulla vostra macchina senza che voi sappiate nulla, no? O Facebook, Amazon, adesso non è che ce l'ho, cioè voglio dire, pigliate qualsiasi cosa, quanta roba scrive, no? E incidentalmente, ovviamente, scrivono roba nel momento in cui possono scrivere della roba nella vostra macchina, nella fattispecie nel vostro browser, possono dire: senti, ma dimmi un po', questo qua, ma che ricerche fa? Oltre a tutto il porno, sì, va bene, però che cosa, che cerca? Cerca melanzane? Cerca sollevamento pesi? Cerca, fammi un po' vedere. E così poi succede che, guarda caso, vi vendono cassette di melanzane o cassette di sollevamenti pesi, eccetera, eccetera, no? Perché sanno un sacco di cose su di voi, e questo anche attraverso i cookies, ma non solo attraverso i cookies, eh. Molto della profilazione, per esempio, molta della profilazione sugli acquisti, se la vende Google a caro prezzo, cioè vi siete mai chiesti: ma Google come cazzo fa a essere così ricca? No, non è sicuramente soltanto con AdWords o con la pubblicità che passa la verità è che Google ha un impatto industriale fortissimo. I dati che provengono da Google sono dati
estremamente preziosi, loro se li vendono a caro prezzo, ma comunque se li vendono e quindi succede che... E beh, sono i dati delle ricerche di tutto il mondo quasi, quindi Appunto, posso. beh, ma vi consiglio di fare una cosa. Allora, la società che gestisce Google non è più Google stessa, ma si chiama Alphabet. Allora, Alphabet ha tutte le i loro il loro budget sono pubblici, li potete andare a guardare. È molto divertente guardarli perché ci sono delle cose, hanno un miliardo di voci, no? Però sono tutte voci che tu dici ma proventi dal non so, dalle che ne so, dalle pubblicità su Google Maps. E c'è scritto 15.273 dollari. Dice, ma che buffa cosa, cioè 15.000 dollari. Come e poi se guardate bene sotto sopra la pagina in piccolo piccolo c'è scritto i dati sono in miliardi di dollari. No? Quindi quelli sono 15 mila miliardi di dollari, no? E tu dici, ah, capisco, no? No, non mi ricordo se sono miliardi o milioni, ma comunque sono una cifra assolutamente astronomica, ma quella è una voce. Poi ci sono, capito, milioni di voci di entrate e uscite. Questo per rendervi conto di qual è il tipo di business che si riesce a fare oggi nella società dell'informazione. Cioè, questa è una cosa di estrema importanza. Cioè, se noi non ce ne rendiamo conto, mal ce ne No, no, a voglia. me è piaciuto tantissimo quel TED Talk che l'ho passato di Jared, ma non mi viene mai il nome, in cui dice in parole semplici alle persone questo, e espone anche come dalla prima informatica si è passati all'atto pratico, proprio alla cibernetica di reazione, cioè di noi davanti alla macchina che forniamo informazioni, le macchine che forniscono informazioni a noi, questo loop continuo. Sì, Che è la vita di tutti, cioè. ma devo dire che appunto quando fanno queste multe per le varie infrazioni che queste grandi società fanno, appunto che la cosa che diceva era è come se fare una multa per parcheggio vietato su una cosa che vale su il costo di parcheggio è 150 euro e tu fai una multa da 50 centesimi, cioè ovviamente paghi la multa, conviene. Cioè quando vedete queste multe galattiche di 3 milioni di euro fatte a Facebook o a Google, cioè 3 milioni di euro per loro sono veramente... gli conviene infinitamente pagare la multa piuttosto che non c'è nessun problema, sono costi che vengono contabilizzati. Va bene, non deviamo troppo. Io oggi volevo concludere un po' la cosa sulle reti parlandovi di come sono cambiate le architetture delle applicazioni con appunto l'avvento delle reti, perché oggi le applicazioni sono molto diverse da come erano, le applicazioni intendo dire il software, i programmi, eccetera, eccetera, sono molto diversi da come erano una volta, diciamo, in una situazione pre-rete. In una situazione pre-rete i programmi erano qualcosa di monolitico, cioè un'applicazione partiva dall'inizio e andava fino in fondo e poi quando usciva tutto. In realtà adesso per esempio è molto... le applicazioni si pensano in quello che si chiama
un'architettura multi-tier, cioè a diversi livelli, no? Vi faccio il solito disegnino per capirci. Tipicamente, per esempio, che vi posso dire? Pigliamo l'applicazione. Ecco, secondo voi Facebook come è fatto? Tanto prendo il mio. Avete un'idea di come è fatto Facebook? Immagino che abbia tanti server, che quello mi sembra una cosa scontata. No, vabbè, ma non tanto come è fatto dal punto di vista, dal punto di vista logistico, di quante sono le macchine, bla bla bla. Perché voglio dire, come è architettato dal punto di vista software. Allora, adesso lasciamo perdere l'aspetto multimacchina. Sostanzialmente, ma questo è Facebook, ma prendete qualsiasi altra cosa, è fatto così, non è che. Poi dopo parleremo appunto di come è fatta l'aspetto multimacchina, che è la cloud. Facebook che cosa c'ha? C'ha un database. Poi come è fatto il database di Facebook ci possiamo anche passare un po' di tempo, è divertente. Cioè come può essere fatto. Poi c'ha la vostra, cioè qui c'è il vostro client, che è il browser web, con la pagina, con le foto di tutta della vostra fidanzata, del vostro cane, eccetera eccetera, bla bla bla. Qui c'è un'altra faccenda. Beh, Facebook per esempio ha bisogno di cookies a manico per poter. Ok, come funziona la baracca? Poi c'è quello che si chiama un server, no? Un server che funziona così. Un gestore del database, no? Cioè quello che gestisce le richieste da e per il database, DB manager. Questo lo lasciamo un attimo. C'ha un gestore di vista, cioè il database tira fuori solo dati, no? E poi c'è il view manager, no? Che gestisce come appare la pagina e che spara la pagina al cliente. In mezzo c'è quello che si chiama la glue, la colla o business logic, no? Cioè c'è tutta la parte algoritmica che gestisce la vostra richiesta da una parte, perché la richiesta va così, e va alla colla. La colla la articola in una richiesta al database, che è tutta un'altra cosa. Questo tipicamente parlerà un linguaggio di tipo SQL, che è un linguaggio per i database, quindi deve articolare la vostra richiesta è fammi vedere Irina Kocimelova, e quella. Lui va a cercare, cerca tutte le Irine Kocimelova, eccetera, eccetera, e ti ripropone tutto l'elenco delle Irine Kocimelova, dopodiché tu clicchi su una, allora lui dice ok, tirami fuori tutta l'informazione e così via, no? Ma tutta questa cosa passa attraverso questa architettura qua. Questa architettura qua è in gran parte fatta con applicazioni che si parlano tra di loro via rete, anche se sono, cioè per esempio la colla potrebbe stare su una macchina, il database su un'altra e diciamo tutta la parte di view in una terza, volendo, ok? Cioè queste sono tre applicazioni staccate, oppure invece due, una, o qualsiasi cosa, ma insomma possono essere distribuite su più macchine, capite? Questa
è un'architettura che si chiama multi-tier ed è la cosa più diffusa in questo momento. Tra i nostri, per esempio, tra i nostri strumenti di sintesi, quali sono le architetture? Cosa vi viene in mente come architetture multi-tier? Max, no. Max, sapete, Max è chiuso, quindi non si sa veramente se è multi-tier oppure no. Però, per esempio, Pure Data è sicuramente multi-tier. Questo lo so per certo perché ci ho lavorato dentro e so che è così, è multi-tier. Cioè, Pure Data è multi-tier perché? Perché, aspettate che io non sono buono a fare, sono come i carabinieri, non sono buono a fare due cose contemporaneamente. Pure Data ha un engine, un motore di sintesi. E l'interfaccia è fatta con un interprete che si chiama TCL, si scrive TCL ma si dice TCL, ed è l'interfaccia grafica, è completamente, sono due processi diversi, separati tra il motore e diciamo la parte visiva. Quindi è una dual tire, se chiama, diciamo, non è tri tire proprio. Chi è Beh, che il motivo per cui gira anche su Raspberry Zero e comunque senza interfaccia grafica, no? Certo, Credo. perché tu l'interfaccia grafica la puoi mettere su una macchina diversa, no? E parlare attraverso attraverso la rete, ma Allora anche pure di Super Collider. Super Collider. Allora, in Pure Data questa cosa Comunica non ha con senso, TP addirittura. certo, ma Super Collider, in Super Collider questa cosa è in chiaro, cioè è proprio chiaro, parte il server, SCLang si connette col server, eccetera eccetera. In Pure Data questa cosa è nascosta, ma se voi guardate il codice di Pure Data vi appare chiaro che nel momento in cui voi fate partire l'applicazione, lui prima fa partire il server, poi fa partire tutta la parte grafica. Ok? Per esempio Faust non è così, cioè Faust fa dei processi monolitici, no? Quando voi fate un'applicazione stand-alone di Faust, un'applicazione stand-alone di Faust è un'applicazione monolitica che parte e fa tutta l'elaborazione che serve, ok? C'è Precompilata. Prego. una conversione in vari linguaggi step by step, cioè, mi sembra di aver capito che questo, cioè io sto proprio di alto livello, è un linguaggio riga di codice però ad altissimo livello, perché poi una volta che uno compila scende di livello su base a come esporta il codice, e quindi in realtà No, ma Faust è un'architettura super furba come è fatta, nel senso che quello che succede è questo, che Faust, diciamo, il vostro codice, il codice che si scrive ad alto livello nel linguaggio Faust, diventa un oggetto C++ che è un singolo oggetto. Questo oggetto viene incorporato all'interno di un'architettura. Che è un insieme di oggetti software che compongono un'architettura. Allora, nell'architettura standalone di Faust, questa roba qua crea un'applicazione che funziona da sé. Ma l'architettura può cambiare e diventare, per esempio, un plugin di Pure Data, di Max, di Super Collider, di C-Sound, di questo, di quell'altro, a seconda, cambiando solo l'architettura, perché
del vostro codice non cambia nulla. Ok? Tutto Capito. questo avviene attraverso un processo di compilazione comunque e di linking tra, poi ne parleremo perché alla fine andremo a finire a programmare prima o poi, no? Quindi voglio dire, a un certo punto ci daremo da fare da quel punto di vista là. Questa cosa qua crea delle sorte di monadi, dei singoli, delle applicazioni monolitiche. No? Che magari possono parlare tra di loro perché uno può benissimo fare all'interno di una delle architetture di Faust, può benissimo, come sicuramente esiste, io non lo so, ma sicuramente esiste, architetture che parlano via rete con altre applicazioni, eccetera, eccetera. Però voglio dire, questo no, non riguarda proprio lo specifico dell'elaborazione che fate voi in Faust, ok? Dipende tantissimo da come fate le architetture. Ora, vabbè, direi che avendo completato questa, cioè, se avete altre domande sulla rete, io ci starei ancora un attimo, ma se no passerei passiamo a cose di rete che servono per lavorare con queste macchine in maniera seria. Beh, per esempio, ecco, le cloud. Ok. Allora, voi cosa sapete delle cloud? Cosa sono le cloud? Sono dei server che salvano dati, cioè sono dei computer a tutti gli effetti, suppongo, no? Da qualche parte, in Vabbè, dei sono dei magazzini, computer, mega. questo è poco ma sicuro. Ok. E ci saranno dei magazzini, suppongo, sono proprio delle aziende che si occupano di montarne tantissimi, metterle a disposizione, chi vuole lo affitta, ne paga un tot, ne paga uno, insomma, e su quel computer può, tramite appunto la rete, comodamente da casa, depositare, salvare dati, eccetera, eccetera. Beh, ok, in realtà le cloud si basano su tecnologie, allora si basano su sostanzialmente la virtualizzazione delle macchine con il sistema Linux, cioè con un sistema multitasking aperto, eccetera, eccetera, sono cominciate a apparire una serie cioè non deviazioni, ma di variazioni sul tema. Per esempio, allora, aspettate, faccio un altro disegnino. Sono cominciata a apparire, aspetta, non lo vedete. Allora, abbiamo detto che un sistema Unix, quindi diciamo un sistema Linux, ma è sostanzialmente uno Unix. Uno Unix è un sistema multitasking multiutente, no? Quindi ci possono essere vari utenti che lavorano sulla stessa macchina, ok? E sulle stesse e su task diversi. E la macchina è una sola, adesso può avere più di una CPU, però c'ha tanti task. Questo è lo Unix classico. Ok, a un certo punto hanno cominciato a pensare, beh, ma perché tra questi task, no, perché non fare che... Allora, scusate, qual è la caratteristica dei task? La caratteristica dei task è che sono completamente isolati l'uno dall'altro, non è che un task possa scrivere nella memoria dell'altro, eccetera, eccetera, a meno di non usare meccanismi tipo code,
semafori, eccetera, eccetera, cioè meccanismi fatti apposta per comunicare tra, o reti anche, fatte apposta per comunicare tra applicazioni. Le applicazioni non comunicano tra loro, sono completamente isolate, hanno una zona di memoria che è protetta in cui nessun altro può scrivere, eccetera, eccetera, bla bla bla. Ok, e quindi quando qua si fa il task switching, sostanzialmente il sistema si basa sul fatto che facendo lo switching tra un task e l'altro si passa da un programma all'altro senza soluzione di continuità per gli utenti. Gli utenti sembra che tutto si stia muovendo contemporaneamente. In realtà c'è un continuo task switching tra una cosa e l'altra. Detto questo, tutti i task però utilizzano le stesse risorse, cioè le stesse porte USB, lo stesso disco, lo stesso questo, lo stesso quell'altro. Allora, l'idea successiva è quella delle macchine virtuali. Come sono fatte le macchine virtuali? Uno dei task della macchina base è in realtà un altro Linux. Cioè, su questo Unix qua gira un task che è un altro sistema Unix. Ok, che ha il suo tutte le sue cose, la se separazione, cioè. E poi naturalmente, ovviamente ne possono girare più di uno, oppure addirittura può girare Unix da una parte, Windows dall'altra, eccetera, eccetera. Ok, queste sono le macchine virtuali. Cioè, ciascuna macchina è una task nella macchina fisica, ok? Però queste sono macchine virtuali e ciascuna di queste può avere molti utenti, eccetera, eccetera. No, questa no, può avere un solo utente perché, vabbè, alla volta. Ma, ok? Quindi qua ce ne possono essere quante ne voglio. Ok. A questo punto poi la cosa si fa ancora più gagliarda perché tu puoi avere tante macchine fisiche, no? E fare quello che si chiama un'architettura distribuita in cui appunto la mia macchina Unix è in realtà metà di qua, metà di là e così via. Ok? E questo è, diciamo, questa qua è la cloud. Cioè, in realtà, questo avviene attraverso che cosa? Attraverso quello che si chiama una macchina intermedia che si chiama il load balancer. E che decide di volta in volta dove allocarti, dove farti stare. Io, appunto, vedete, quando io mi connetto con la cloud, apparentemente è una macchina, ma io Dio sa dove sta sta macchina. So che sta a Helsinki da qualche parte, ma se è una macchina, se sono sette, se cambia da richiesta a richiesta, se si sposta, eccetera, eccetera, non so niente, no? In questo senso è una cloud. Al tempo stesso, questa cloud, per esempio, accede a un disco che per me che può benissimo sta su tutta un'altra macchina, no? E incidentalmente, per esempio, la mia cloud ha un disco che si comporta come un disco normale, che costa molto molto caro per i costi di una cloud, ed è un piccolo disco, un disco di, mi pare, 80 giga. Poi c'ho uno storage di 500 giga che sta su un altro tipo di macchina, che è una macchina di tipo object storage, cioè una macchina tipo S3 di queste cloud storage, insomma. Quelle che ci mettono molto tempo a scrivere, meno tempo a leggere, però sono molto molto lente rispetto a questo tipo di cose qua, e quindi servono
per lo storage, per il backup, per queste cose qua, ma non servono per l'accesso continuo, ok? Ah, questa è la cosa attuale, però questo è solo uno dei tipi di cloud, cioè questo è il tipo base, cioè l'infrastructure as a service, cioè quello che si chiama IaaS, no? Questa è la cloud base, è quella che si chiama infrastructure, cioè qualcuno, in questo caso Hetzner, ti mette a disposizione un pezzo di infrastruttura. Vi faccio notare, vi mette a disposizione, diciamo, fa un accordo con voi, dice: a te che te serve? A me mi serve una CPU così così cosà, un tot di disco, tot di RAM, e dopodiché allora lui dice: ok, ci penso io, ti do quello che ti serve. Ok? Incidentalmente tu gli servi: scusa, adesso per un quarto d'ora mi servono 8 giga di RAM perché devo fare qualcosa per cui mi servono 8 giga. Lui ti dà 8 giga, te li fa pagare per quel quarto d'ora e poi basta. Cioè, queste sono la cloud ha diciamo, lo schema di pagamento delle cloud è pay as you go, cioè tu paghi quello che ti serve, che capite voi che appunto non vi dovete più comprare una macchina, ma vi comprate il tempo macchina che vi serve e poi dopo basta, potete No, chiudere. è una domanda, Prego. Sì. che in realtà è una domanda stupida, ma forse non tanto. Il metodo più sicuro per archiviare dati, cioè ad esempio voglio salvare le mie composizioni, le mie foto oggi, in un computer o nel tempo, cioè è tuttora l'hard disk esterno. Se voglio salvare le mie composizioni, voglio mantenerle nel tempo, voglio salvare la mia roba e voglio essere sicuro che magari il sistema che utilizzo non verrà troppo usurato, perché alla fine l'hard disk noi lo stiamo usurando anche in questo momento. Certo. C'è un rapporto la durata quanto è di un hard disk rispetto a un SSD, o magari come funziona un SSD, se è più sicuro, però comunque No, rimane un hard no, disk no, non sono più esterno. sicuri. Gli SSD si usano nella scrittura, quindi non sono più sicuri. L'hard disk esterno, che cosa intendi per hard disk esterno? Hard disk esterno poggiato sul tavolo di casa tua? Sì, cioè connesso alla necessità, appoggiato sul tavolo e dove ci archivio tutte le mie composizioni, eccetera. Se ci versi del tè e Si rompe. ti sei fumato Vabbè, okay. tutto. E ti sembra già tutto? Sì, in questo momento sì, cioè io sto così. Allora, il problema è questo. Voglio dire, se ci versi del cioè il tavolo di casa tua è un posto molto poco sicuro. Ah, vabbè, il cassetto ovviamente, dicevo tavolo per dire, Il però. cassetto di casa tua è un posto molto poco sicuro. Sì. Scusa, adesso no, non voglio tirartela, ma insomma dico, può succedere di tutto a casa tua, no? L'idea, non è sempre così, perché per esempio Aruba ha preso fuoco, gli hanno preso fuoco la server farm, per cui però appunto Aruba sta a Arezzo e qualcosa il nome lo dice. No, quello che voglio dire, beh, ragazzi, è come voi i soldi li tenete sotto il materasso o li mettete in banca? Perché è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Tu che fai, Luca? Li tieni sotto il materasso o li metti in banca? In questo momento li sto tenendo sotto il materasso, quindi no, li metto in banca comunque. Beh, buono da sapersi, guarda. Beh, buono che ce l'hai detto, perché adesso sappiamo dove tieni i soldi Ma e cominceremo a sono povero, fre... Eh? cioè
Ma tanto io personalmente cioè, sono povero, quindi non c'ho tanto. Cioè, Dicono tutti l'ignoranza è così, buona. secondo me tu c'hai migliaia e migliaia di euro sotto il materasso, molto buono a sapersi, adesso aspettati che qualcuno venga a casa tua e ti rubi l'hard disk e i soldi che c'hai sotto il materasso. Ora, il punto è questo. Come? Il materasso. Anche il materasso, già che ci siamo, portiamo via tutto. E no, quello che voglio dire è che tu i soldi li metti in banca. Perché? Perché la banca è lo specialista di tenere soldi. Poi non cominciamo il discorso sulle banche, sappiamo bene, eccetera, eccetera, qual è il grado di affidabilità. Però sta di fatto che è sicuramente più affidabile che tenerseli sotto il materasso. Cioè, questa è la questione. L'idea è che la cloud è in una società. Una società dell'informazione è sostanzialmente la tua banca, no? Quindi, quale banca scegli? Quale banca scegli? Lì dipende dai costi di gestione, dipende da questo, dipende da quello, ma insomma, sostanzialmente stai decidendo dell'affidabilità. Allora, come è fatta l'affidabilità di una cloud ne possiamo parlare, cioè per esempio i dischi sono RAID, i dischi sono backuppati delocalizzati, non sono backuppati nello stesso posto, ma sono backuppati da qualche altra parte e così via. Però sta di fatto che quelli sono, adesso prendete le mie parole con grano salis, ma sono gli specialisti di questa roba, ci lavorano, questa è la loro specialità. Quindi tu puoi fidarti o non fidarti, però insomma, io mi fido di più di loro che di me stesso, nel senso io se devo pensare a tenere qualcosa di tecnologico in casa, me se rompe assolutamente tutto, per cui Certo. quindi sinceramente terrei tutto e io a questo punto della mia cioè io c'ho tutto su cloud, nel senso che non solo, ma ti dirò di più, ma e questo è un discorso che volevo iniziare a fare con voi, ma non riusciremo a farlo oggi. Il fatto di tenere tutto Creative Commons e pubblico ha il senso di non è soltanto perché sono un vecchio hippie eccetera eccetera che crede nella libertà della cultura, eccetera, eccetera, bla bla bla. È che se lo lascio pubblico, eccetera, eccetera, magari lo ritrovo da qualche parte. Se perdo tutto, eccetera, eccetera, magari è possibile che ritrovi le mie cose. Se invece le metto da qualche parte, c'è caso che pure mi dimentico dove stanno, capito? E quindi non le ritrovi più. Voglio dire, ci sono tutta una serie di discorsi da fare su questo, però. Diciamo che il senso è anche tanto alla fine che devo nascondere se sto lavorando una composizione che nascondo a te le idee che c'ho in testa io su come proseguirò la cosa o che ti nascondo come porta avanti un algoritmo, cioè ha senso fino a un certo punto per noi fare una cosa del genere, ma Ma anche a me andando avanti. nascondere gli algoritmi, caro mio, cioè, non, cioè proprio è una roba. Cioè, anzi, devo dire che non è Vabbè, è una proprio. roba inutile, sì. Nascondere le composizioni. Forse io, per esempio, uso un. E poi parleremo di questi strumenti qua. Uso un server Git, in cui faccio dei repository privati quando sto lavorando su una composizione, ma solo perché posso fare cazzate qualsiasi e me le tengo per me, voglio dire. Ma dal momento in cui la composizione, ma prima ancora che sia pubblicata, eccetera, eccetera, già lo metto pubblico, cioè lo metto pubblico in generale appena posso, perché in linea di principio ha una migliore garanzia di sopravvivenza di una cosa che è privata. Naturalmente i dati,
non li puoi tenere tutti privati, tutti pubblici. Che ne so, appunto, i dati riguardanti i miei milioni di conti in banca con milioni di euro sopra, non ve li dico a voi perché magari, appunto, se non altro perché mi vergogno, perché faccio tanto il proletario e poi invece sono ricchissimo, vedi. Maestro, non voglio andare troppo fuori tema, però stiamo parlando di reti. Perché allora Git non ci fa pagare il servizio? Questa non mi sembra una domanda, che sorge domanda. Se io uso GitHub o Git, carico i lavori che sto facendo, carico repository privati o pubblici, però non sto pagando No, nessuno. attenzione. GitHub, allora, Git è software libero, ma Git non è GitHub. GitHub è un'interfaccia. Vedete, per esempio, questo è un caso di multi-tier application. GitHub è un'interfaccia grafica che è montata sopra Git. C'è una colla sotto GitHub che fa dei comandi Git. Ha un server Git che è sempre gestito da GitHub, ok? Questo appunto dovete capire come sono fatti i meccanismi, cioè GitHub è un'interfaccia e GitLab è un'altra interfaccia e vi dirò di più, quello che uso io, che è git.smerm.org, è un server Git che funziona su un mio server, no? E che faccio funzionare io da mime solo, e perché a un certo punto io stavo su GitHub, a un certo punto me ne sono andato. Perché me ne sono andato? Non abbiamo più parlato quella prima. Perché se l'è comprato Microsoft, ok? Allora, GitHub è stato venduto a Microsoft. Quanto l'ha pagato Microsoft? Immagino niente, immagino. No, immagino male. Volete fare scommesse? Dite cifre. Tu dici niente, proprio zero, zero dollari? E se il mio niente ha un senso di fondo, immagino se GitHub, cioè ricollegandomi al discorso di prima, se GitHub è una roba gratis, eccetera, eccetera, potrebbe essere, però poi ho pensato al valore dei dati che ci sono stati fatti sopra. E non è niente quello. Quindi ritratto la mia considerazione. E quindi Io che l'ho cifre appena dici? guardato perché non ho resistito, ho fatto Google e fa paura come cifra. Spaventosa. Dilla tu, Mauro. 7,5 miliardi di dollari. Ecco. Ma è il valore di mercato di GitHub, eh? Non è una cifra fuori dalla. Quindi, che cosa ha comprato Microsoft? I dati, cioè, ha comprato quello che c'è scritto su GitHub, più che Quanti sono gli i dati, utenti di GitHub? in tutto il mondo. Sì. Dico bene. Beh, adesso potete fare come Mauro, andate a guardare. Sì, in tutto il mondo, certo. Quanti sono? Tre milioni di utenti. 3 milioni? Mi sembra poco. Ma io sapevo di più. Comunque, diciamo pure che siano 3 milioni. Cioè, incidentalmente, i dati attuali, c'è stato un fuggi fuggi da GitHub una volta che si è
è passata questa notizia della vendita a Microsoft. Allora, bisogna pensare, perché io sapevo sui 10 milioni di utenti all'inizio. Comunque, io sono ancora un utente GitHub, anche se ho tirato via la stragrande maggior parte dei miei repository da lì. Allora, il punto qual è? Tu hai una piattaforma sulla quale ci stanno, mettiamo conto, 3 milioni di utenti, in cui, va bene, mettiamo conto che la metà sono cazzari would-be programmer, cioè che voglio ma non posso, però ho il repository GitHub. Mettiamo conto che la metà, ma ti do pure, diciamo pure il 60%, ma facciamo la metà. L'altra metà sono programmatori e taluni sono programmatori con i controfiocchi. Su GitHub c'è stava pure Linux. Cioè, voglio dire, su GitHub c'è fior fior di codice. Ok? Quindi c'è fior fior di expertise, c'è fior fior di ogni sorta di roba. Ok? Microsoft questo è quello che ha comprato. Tenete conto che 7 miliardi e mezzo di dollari. Voi vi sembra una cifra spropositata, ma Vabbè, non possono per leggerli così Microsoft sono liberamente. l'argent de poche di una settimana. Sì, ma Non, comunque hanno non, speso 2 euro utente come circa. dici? Vabbè, Hanno speso circa 2 euro utente. certo. Non veramente, Comunque no. dicevo, ma può leggere liberamente, cioè nel senso nel momento in cui compro GitHub posso leggere tutto quello, cioè Ma credo certo, è loro. anche i repository privati puoi leggere, possono anche essere abbastanza interessanti, anche se la parte pubblica di GitHub è già super interessante. Questo è quello che ha comprato Microsoft. E guardate che non è una cosa, non è una roba che mi scandalizza, cioè, questo fa parte. Cioè, vi deve far capire qual è il valore degli asset all'interno di una società dell'informazione. Nella società industriale, quella precedente, no? Gli asset quali erano? Le risorse energetiche. Quanto petrolio c'hai? C'hai tanto petrolio? Sei un paese ricco. Ma quelli che possiedono i pozzi di petrolio sono ricchi sfondati, cioè ma sfondati, no? Allora andate negli Emirati Arabi e sono tutti dei poveracci, salvo quei tre che hanno i pozzi di petrolio, che guarda caso sono sceicchi, emiri, eccetera, eccetera, no? L'equivalente delle risorse energetiche della società industriale in questo momento sono le risorse di dati, di contenuti. Per cui quando voi pensate, è per questo che io dico, ma porca miseria, ma l'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, altrimenti conosciuto come Discoteca di Stato, che ha tutto il materiale discografico, fonografico, eccetera, eccetera, dall'inizio della riproducibilità dei suoni fino ad oggi, ok? E lo volevano chiudere 2 anni fa, perché dicono, a che serve? Ormai se va su YouTube, no? Ecco, pensate che razza di appunto cecità, cioè ci controlla e ci guerra. Ma è una cecità che abbiamo noi stessi, non è che la possiamo imputare solo ai nostri politici. Cioè, è una roba che non ci rendiamo conto, noi non ci rendiamo conto di quali siano. Al tempo stesso, per esempio, l'idea che adesso, finito questa lezione, carico
Carico questo video su YouTube. Perché lo faccio? Beh, perché è semplice, tutti vanno su YouTube e guardano, dicono, ok, io sto regalando queste 2 ore agli americani. Perché? Perché non c'è uno YouTube italiano, non c'è nemmeno uno YouTube europeo, c'è Europeana, che è un progetto europeo assolutamente fallimentare. Noi non siamo stati in grado di salvaguardare i nostri asset. Questa simpaticissima lezione qua, che è una sacrosanta palla che dura 2 ore, eccetera, eccetera, e che compare ogni settimana, questo è petrolio, no? Perché parliamo di cose che magari, boh, sono interessanti per qualcuno, non dico che siano proprio super petrolio, super raffinato, però voglio dire, no? Nel frattempo facciamo una cosa di questo tipo. E naturalmente, boh, buttiamo tutto su YouTube. E YouTube, ma che gli importa? Cioè, vi rendete conto di quanto ci regala YouTube? Ci regala un sacco di spazio macchina, ci regala traffico, bandwidth, eccetera, eccetera. Non ci regala un bel tubo. Si prende e se lo mette nella sua cloud, nei suoi server, capito? Questo per dire che diciamo, la poca conoscenza delle cose ci rende estremamente superficiali rispetto alle valutazioni, no? Quando WhatsApp si compra Instagram o fanno movimenti di questo tipo, è estremamente significativo cercare di capire che cos'è che stanno facendo. No? Perché semplicemente stanno aggregando pozzi di petrolio, no? Fonti di dati. La ricchezza di Facebook o la ricchezza di YouTube siamo noi a costruirla. Capite? Siamo noi a contribuire. No? Con le nostre cose, con tutto quello che mettiamo su, eccetera, eccetera. E devo dire che, per esempio, YouTube è una miniera d'oro, ma è una miniera d'oro per la musica contemporanea, come per la filosofia contemporanea, come per qualsiasi cosa vi serve, vi serva. Usiamo i congiuntivi, così viene più pulito il petrolio che stiamo mandando. Conosciamo persino il congiuntivo, no? Qualsiasi cosa vi serva lo trovate. E ok, YouTube se l'è comprato in età giovanile Google, no? Sarebbe inacquistabile adesso, vi rendete conto? Cioè, sarebbe di un valore, è come volersi comprare Facebook. Ok, Google si vuole comprare Facebook, non credo, cioè non si può fare. A parte che gli impediscono di farlo perché a un certo punto, vabbè, si muove anche l'antitrust, ma che a dire la verità si è mossa molto poco negli ultimi tempi. No, da Reagan in poi l'antitrust americano è stato smantellato. Però comunque, no, rispetto ai problemi che c'erano una volta, il problema vi ricordate quando Microsoft cercò di incorporare Internet Explorer, cioè il loro browser, all'interno del sistema operativo, cioè fare in modo che non fosse possibile disinstallare, credo che è tuttora impossibile disinstallarlo, ma insomma, che si possa usare un sistema alternativo, no? Microsoft
Microsoft se l'era pensata così, dice, ah, sai che facciamo adesso per incastrarli ancora di più? Facciamo in modo che debbano usare per forza Internet Explorer. E chiaramente sono. E lì è successo un casino dell'80. Adesso abbiamo dei sistemi come, per esempio, Android, che tutto essendo basato su Linux, su tutto, bla bla bla, che figo, eccetera, eccetera. A voi provate a comprare un telefono Huawei adesso. L'ho fatto io l'ho fatto e indovinate cosa è successo? Huawei ha un ban, credo ancora valido, di Trump, legato alla, vabbè, legato, adesso non entriamo nei dettagli, legato alle storie legate al fatto che il governo cinese controlla la società Huawei, e se comprate un telefono Huawei, che cosa vi succede? Io l'ho fatto, l'ho dovuto rimandare a Amazon. Perché l'ho rimandato indietro? Ah, fichissimo, Google. eh. È fichissimo, era un P40, 18 telecamere, facevo, filmavo pure la Madonna. Non Non ha ha, riaperto di Google, insomma. no, non ha Google Play e non si può installare. Naturalmente Huawei ha fatto subito la Huawei App che permette di scaricare tutto quanto, ma non permette di scaricare tutto quanto. Permette di scaricare tutto quanto quello che serve molto in Cina. D'altra parte, Huawei se ne sbatte del mercato estero, perché il mercato estero è poca roba rispetto al mercato cinese. Per cui Huawei stanno ancora a Però io ride. ho Redmi o Google Play, eh? Cioè, Redmi non... è Xiaomi. dipende da che È da... Xiaomi Redmi ce l'ho pure io, il Redmi. No, no, è tutta un'altra cosa. Il ban è stato solo su Huawei. Allora, vabbè, però questo serve per dire due cose. Intanto che un capo di Stato può determinare, cioè può condizionare le vendite di uno strumento che può essere uno strumento di lavoro anche, uno strumento di comunicazione, comunque uno strumento che per noi è di fondamentale importanza. Un affare che non ha Google Play in questo momento boh, è inutilizzabile su un sistema Android. E questo è il secondo problema. Cioè, se io non ho Google Play, non lo posso utilizzare. Cioè, non c'ho niente, non c'ho Gmail, non mi funziona niente, non riesco a farlo funzionare. Questo, scusa, ma il sistema dell'antitrust, ma come avevamo detto che ma non si poteva, che poi dopo niente, non gliene può fregare di meno. Cioè, questo passa totalmente sopra, cioè questo è un meccanismo di user locking pazzesco, operato da Google, peraltro, che dovrebbe essere la società fichissima che fa i Google Summer of Code, tutto pubblico, tutto libero, tutto questo e tutto quello. È tutto pubblico e tutto libero. Però guarda caso Google Play si può installare. No? Vi dovrebbe far ragionare una cosa del genere. E dire, oh, ma di che cosa stiamo parlando? E quindi ci vedremo la prossima volta e alla prossima volta cominciamo a lavorare sul software, perché mi sono stufato di chiacchierare di queste simpatiche amenità. E però faremo un primo passaggio. Vi toccherà ancora un pippone ideologico, perché faremo un primo passaggio sul software libero. Mi dispiace, ma vi tocca. Se no, altrimenti andate da un altro docente di fondamenti di informatica. Va bene. No, stavi dicendo, Francesco? Hello? No, era su Google Play, su... Su Su... Google
Poi, Voglio, ma manco manco cercando cercando proprio proprio su su internet internet le le APK, APK, proprio. proprio. Un po' in modo un po' No, illegale. ma ci ho provato. Fanno in modo, cioè c'è tutto un meccanismo assurdo per cui lo cambiano in continuazione in maniera che non sia installabile. Cioè se tu trovi l'APK che craccato, perché poi il bello è che sta roba che è tutto software libero, eccetera, eccetera, craccato, ma di che stiamo a parlare? No, non c'è verso, non c'è verso. In realtà la verità è che Android è un sistema basato su Linux, ma lo hanno abbastanza menomato per renderlo abbastanza inossidabile a qualsiasi, cioè voi potete benissimo sviluppare per Android, ma toccare per esempio delle risorse interne del telefono è sempre molto molto complicato. E d'altra parte, se per esempio non state sul distributore Google Play, l'applicazione che fate non ha la possibilità di essere distribuita sostanzialmente, anche se io ti posso dare la pick up e tu te lo sbottoni Però il su problema è Google. che però già il Santa Cecilia è affiliato a Huawei, ci danno il telefono, il telefono di Google vuole sul telefono, non va bene. Veramente ci sarebbe tanto da dire. Non so se sapete chi è Richard Stallman. Richard No. Stallman, ecco, vedete, siete di un'altra generazione. Richard Stallman è l'iniziatore del software libero. La settimana prossima inizieremo proprio da qua. Io l'ho conosciuto, è una specie di santone, andatevi a vedere le sue speech sempre su. Boh, ecco, pure lui sta su YouTube, il che mi fa un po' ridere, però. Richard Stallman insisteva sempre sulla. No, la roba non si deve chiamare open source, la roba si deve chiamare free software, cioè software libero, perché sono due cose completamente diverse. Open source è una caratteristica del software libero, ma il software libero è l'idea della libertà, che è la libertà di qua, la libertà di là. E tutti quanti dicevano: sì, Richard, ho capito, ma che palle, va bene open source, va bene anche uguale. No, non andava bene. Non andava bene. Con Android lui ha dimostrato di aver ragione. Cioè, Android è tutto standard industriale, eccetera, eccetera, tutto open source da tutte le parti, in realtà non è libero per un cavolo ed è estremamente condizionato da qualsiasi forma di. Quindi partiremo proprio da questo la prossima volta, di che cosa, cioè, perché bisogna dire software libero e non bisogna dire open source. Va bene. E così abbiamo finito. Ci sono altre domande? Boh, benissimo. Allora, alla prossima volta. Arrivederci. Arrivederci, maestro. Arrivederci.